diversa dall'altra, ma tutte speciali perché legate dallo stesso fine, ossia quello della solidarietà. Sono le tradizionali pigotte di Unicef, le famose bambole di pezza realizzate sul territorio bellunese dalle sapienti mani delle volontarie del comitato provinciale. Ogni pigotta, ciascuna pigotta ha la propria carta d'identità col nome della volontaria che l'ha confezionata. Vengono vendute al prezzo di 20 euro e questi 20 euro andranno a sostenere un bambino nei paesi del terzo mondo, un bambino solo, abbandonato, colpito dalla malnutrizione, colpito dalle malattie, colpito da tutto quello che purtroppo in questo momento può succedere in questi paesi così lontani. Una tradizione che si rinnova di Natale in Natale per dare una speranza a tanti bambini meno fortunati. Le pigotte esprimono il desiderio di poter aiutare ogni bambino che è abbandonato. Sembra una frase messa lì così, invece non è così. Queste pigotte aiutano ogni bambino con alimenti terapeutici, con i vaccini, argomento estremamente importante e attuale, con farmaci, con l'acqua, con la costruzione di pozzi, con la costruzione di scuole. Tutto quello di cui ha bisogno un bambino che ha il diritto di avere una vita normale. Le pigotte saranno disponibili per tutto il mese di dicembre a Belluno, in via Rialto, ma anche a Feltre ed Agordo, per raccogliere quella solidarietà che la provincia dolomitica ha saputo esprimere da sempre. La provincia di Belluno ha sempre fatto la sua parte e io ringrazio i bellunesi.